Oggi è stata una giornata particolare, abbiamo organizzato questo evento con le scuole, con gli istituti di Città di Castello, in collaborazione con la scuola di Orifini di Foligno. È stata un'esperienza nuova, positiva, che sicuramente ripeteremo in futuro. Noi come centro commerciale siamo disposti e disponibili a qualsiasi richiesta da parte di scuole e qualsiasi altra associazione. Lo spazio che abbiamo a disposizione non è moltissimo, però cerchiamo di sfruttarlo nel migliore dei modi possibili per cercare di creare eventi che siano una cosa positiva sia per la clientela che per chi le vuole pubblicizzare una sua scuola, una sua associazione e quanto altro. Siamo a disposizione qua per qualsiasi tipo di evento e di idea. Si è appena concluso un evento organizzato dall'Istituto Patrizi Baldelli Cavallotti in collaborazione con il direttore del centro commerciale per sottolineare la nostra offerta formativa. Sono qui presenti gli alunni dell'alberghiero che hanno preparato i dolci di carnevale e li offrono al pubblico. Sono presenti gli stand dell'Ipsia Baldelli che ha organizzato anche la sfilata di moda e in collaborazione con l'Istituto Agrario è stato allestito il palco con le piante e il bouquet della sposa che ha sfilato insieme all'abito della sposa. Qui ho anche alcune ragazze della scuola media che hanno partecipato all'attività di studente per un giorno e hanno potuto provare, vero, un'attività di operatore del tessuto, di cui qui vediamo un esempio che la ragazza indossa, perché abbiamo intenzione di, se è di interesse delle alunne, di offrire la qualifica regionale di operatore del tessuto all'interno dell'indirizzo manutenzione, che è il nostro indirizzo Ipsia. E quindi io ripeto, la nostra offerta è alberghiero, commerciale, agrario e manutenzione mezzi sia meccanico che elettrici.